Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio raccontare una storia interessante su un kata molto particolare che da tanti non è stato capito. Cioè, non tutto il kata, ma un passaggio particolare di questo kata dove ha lasciato negli anni e anche tutt'oggi un punto interrogativo abbastanza marcato. Seguitemi. Facciamo un passo indietro. Mi scrive un amico dicendomi: maestro, mi spieghi un attimino questa interpretazione in questo punto di questo determinato kata. Ora, come sapete, ho fatto un video precedente, tra l'altro molto interessante, sul kata Unsu. Vi lascio il link in descrizione, se non avete visto guardatevelo. Questo amico mi scrive dicendo: mi puoi spiegare secondo te la tua interpretazione o se ci sono delle questioni irrisolte su questo passaggio strano di questo kata. Ora, come sapete, i bunkai sui kata sono molto lunghi, molto laboriosi, ognuno ci mette il suo, quindi non basta un video per fare un bunkai di un intero kata. Ma l'amico che mi scrive, mi ha scritto una mail, mi ha chiesto in particolar modo un passaggio particolare di questo kata molto strano. Mi ha incuriosito, ho fatto delle ricerche e forse sono arrivato al punto chiave. Seguitemi. Mano insolita oppure mani rare. Il kata che conoscete tutti, kata Chintè, detto anche kata Chinti anticamente ad Okinawa. Kata Chintè è un kata fantastico, ha tutti questi movimenti circolari che vanno un po' in contrapposizione, come al solito, sui movimenti diretti dello Shotokan. Ha questi movimenti circolari molto armoniosi e ricordano, cioè il kata ricorda la forza, l'impeto delle onde del mare che si infrangono contro la sabbia e la sabbia che riesce ad assorbire la potenza del mare, oppure può rappresentare il ritorno alla tranquillità dopo una tempesta. Quindi questo è il simbolo, è il messaggio che lascia questo kata. Un kata fantastico, si vede tantissime esecuzioni di maestri internazionali famosi che purtroppo oggi non ci sono più, tipo il grande maestro Taiji Kase, il grandissimo Kanazawa, dove rappresentano impeccabilmente questo kata tornando al punto centrale, cioè si parte dal punto iniziale, come tutti sapete voi karateka, si fa l'embusin e bisogna tornare al punto centrale. L'amico mi scrive e dice: ma cosa sono? Questa è la domanda che tutti mi scrivono, che tutti, forse ce lo siamo fatti un po' tutti voi che praticate karate, ma cosa sono quei tre saltelli all'indietro? Ora ve lo dico. In un video storico del grande maestro Kanazawa si vede perfettamente l'embusin del kata. Si arriva alla fine e ci sono questi tre saltelli leggermente a 45 gradi che riportano l'atleta al punto di partenza. Lo fanno tutti nello stile Shotokan. Qualcuno non lo fa, per esempio nello Shitoryu e nello Shorinryu non ci sono i tre saltelli diversi. Chiaramente il kata è un pochino diverso, però non prevedono questi tre saltelli che tornano al punto di partenza. Sembrerebbero dei saltelli un po' forzati. Nella mia piccola esperienza di karateka, quando ho fatto stage con diversi maestri giapponesi, chiedevo sempre, o anche informazioni anche chi ne sapeva più di me, chiedevo sempre: ma questi tre saltelli? E ho sempre avuto delle risposte un po' confusionare. Certo, mi dicono: no, ma serve per tornare al punto di partenza, no, ma serve per evitare questo, forse è la presa di quest'altro, e mi hanno sempre lasciato un po' così, fino a questa mail che mi ha dato la forza di riprendere in mano questo kata e di scoprire il perché di questi tre saltelli. Ragazzi, ci sono diverse versioni su questo modo di interpretare questi tre saltelli finali. C'è un bellissimo video del grandissimo Taiji Kase dove fa un embusin, finisce l'embusin nell'ultima parata, mi sembra, di Oitsuki contrattacca Jaku, e poi fa questi tre saltelli anche un po' imbarazzanti all'indietro, un po', se permettetemelo, un pochino ridicoli all'indietro per tornare al punto di partenza. Lo fa anche il grande Naito, anche lui durante una pratica di Bunkai fa questi tre saltelli e tornando indietro praticamente così a vuoto. Chiaramente è un po' una forzatura secondo me per tornare al punto di partenza. C'è qualcun altro però che ci ha messo qualcos'altro, forse tipo tappabuco, per dare un senso a questi tre saltelli. Ora lo guardiamo.
facendo ricerche sul web sono arrivato ad altre conclusioni. Quindi questi tre saltelli non per forza servono da tappabuco per tornare al punto di partenza, ma c'è qualcun altro. Ora, perché anticamente video vecchi su questa applicazione tre saltelli c'è poco, anzi fatemi sapere se voi avete trovato qualcosa di più interessante di qualcosa di antico, però perché di moderno qualcuno si è inventato qualcosa, quindi qualcuno ha messo una leva sul polso che trascina l'avversario, quindi un po' incastrato questi tre saltelli all'indietro, che però non servirebbero, che una volta che uno ha la leva sul polso butta a terra e è finito il gioco, o addirittura leve sulla spalla o sul gomito, sempre tirando a sé, facendo questi tre saltelli all'indietro per, diciamo, colmare questo perché. Potrebbe essere un'interpretazione molto valida di fronte a degli allievi che ti chiedono cosa sono questi tre saltelli all'indietro. C'è da dire un'altra questione. Il kata è molto antico, chiaramente proveniente dalla Cina, e ci sta che con gli anni sia andato perso un pezzo e praticamente forse si è creata un po' di confusione all'interno dello Shotokan, dove si finisce troppo avanti il kata e si fa questi tre saltelli per tornare al punto di partenza. Questa è una filosofia prettamente della grande isola dove è nato lo Shotokan, perché nel kata di Okinawa questa forzatura di ritornare per forza al punto di partenza dei kata non esiste, o non esiste in diversi stili di Okinawa. Però chiaramente nella grande isola l'hanno codificati così, cioè si parte dal punto di partenza, bisogna ritornare al punto di partenza, quindi questi tre saltelli potrebbero essere una forzatura per far ritornare per forza l'atleta al punto di partenza. Poi ci si è messo dentro qualcos'altro, come queste leve, vi ho detto, sul polso, sul gomito, sulla spalla, molto plausibili, però c'è da dire che gli antichi maestri, o almeno i vecchi maestri che abbiamo conosciuto come Kanazawa Teijikazi, cioè i grandi, grandissimi, che purtroppo non ci sono più, in stage, durante l'applicazione, non giustificavano e tornavano dietro al punto di partenza. Quindi questo è un po' il punto interrogativo che ho cercato forse oggi di risolvere. Andiamo alle conclusioni. Amici del Tempio, aspetto i vostri commenti, sicuramente ne sapete più di me. Fatemi sapere, secondo voi, se sono andato un po' fuori strada, ci sta, o se no ho azzeccato il punto della situazione. Fatemi sapere, veramente, sono veramente curioso, fatemi sapere la vostra esperienza su questo kata, secondo voi cosa ne pensate, oppure mandatemi anche dei video se qualcosa mi è sfuggito. Iscrivetevi al canale, lasciate, mi raccomando, dei bei commenti e allenatevi. Ciao dal Tempio Massimo.